Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. 18 ottobre, Paolo VI fa recapitare al cardinale Ottaviani, presidente della commissione teologica, un elenco di osservazioni riguardanti gli articoli 9, 11 e 19 dello schema sulla rivelazione divina. Il Papa vuole che si apportino delle modifiche ai tre articoli dibattuti. E ora vediamo fin dove si sono spinte queste modifiche. 19 ottobre, il giorno dopo. Secondo la volontà del Santo Padre, la Commissione Teologica si riunisce per rivedere i tre articoli disputati dello schema sulla rivelazione divina. Quindi non è Paolo VI che ha inviato i suoi scritti. Ha dato delle indicazioni su cui lavorare. Per l'articolo 9, i rapporti tra scrittura e tradizione, si aggiunge: quindi non è solo dalla Sacra Scrittura che la Chiesa trae la sua certezza su tutto ciò che è stato rivelato. Perché oltre alla Sacra Scrittura c'è la tradizione degli insegnamenti che la Chiesa ha dato dall'inizio, da Pietro fino a Pio XII. Per l'articolo 11, l'assenza di errore nelle scritture, la Commissione appronta un altro enunciato appena meno vago, lasciando credere che nei Vangeli è senza errore solo ciò che riguarda la salvezza. Per l'articolo 19, la storicità dei Vangeli, la Commissione modifica il testo nel senso voluto dagli emendamenti di 158 padri. In questo caso, il Papa era intervenuto personalmente per sostenere la loro posizione. Altro esempio di un Paolo VI cattolico tradizionale. 11 ottobre 1965. Due giorni prima che si arrivi alla discussione sullo schema sul sacerdozio, Paolo VI fa leggere in aula una lettera. Egli intende tagliar corto sui tentativi di influenza circa la messa in discussione del celibato sacerdotale. Giudica inopportuno affrontare una questione simile nell'aula conciliare e precisa che il mantenimento del celibato sacerdotale deve essere ribadito e rafforzato. 7 dicembre, un mese dopo, 2390 voti a favore e 4 contro. Permettono l'approvazione dello schema sul sacerdozio e i preti. Vi è chiaramente riaffermato il celibato sacerdotale. Domanda: siamo proprio sicuri, come dice Casper, che Paolo VI fosse fondamentalmente dalla parte della larga maggioranza modernizzatrice? A parte la questione sulla maggioranza, forse, più verosimilmente, Paolo VI ha cercato di tenere insieme le diverse anime del cattolicesimo, 2200 vescovi, e anche di seguire la propria coscienza. Filo comunismo compreso. Ecco un esempio di Paolo VI super progressista, anzi anche un po' modernista, cioè relativista, dove ognuno si fa la sua religione, gli stati fanno la loro religione. 27 ottobre del 65 viene messa ai voti la quinta
versione dello schema sulla libertà religiosa. Vengono presentati centinaia di emendamenti. Centinaia. Il testo dovrà essere nuovamente rivisto, con tutti questi emendamenti. Gli emendamenti sono dei cambiamenti. 17 novembre, circa 3 settimane dopo, viene distribuita a padri la 6ª versione dello schema sulla libertà religiosa. Il CETUS, cioè i tradizionalisti, riconosce dei miglioramenti notevoli relativi alla menzione della vera religione. Ma il criterio principale della libertà religiosa resta, ancora, quello del giusto ordine pubblico. E la cosa è insufficiente. Il CETUS, i tradizionalisti, ricorda che il vero criterio è il bene comune. Non è importante solo l'ordine pubblico, ossia gestire le religioni in modo che non si accapiglino tra di loro, ma più importante è qual è la vera religione, da cui discende il bene comune, ossia il vero bene comune. Un paio di esempi. Un conto è la situazione islamica dell'Afghanistan e un conto la situazione dell'Occidente cristiano. Un altro è quello delle caste indiane. In più, il CETUS disapprova che si possa affermare la neutralità dello Stato in materia religiosa come condizione normale, ossia lo Stato laico. E, appoggiandosi in particolare a Pio XII, sottolinea che la condizione normale è la collaborazione tra la Chiesa e lo Stato. Cioè, anche solo in linea teorica, cioè sui documenti, non esiste lo Stato laico. Lo Stato deve essere sempre teocratico. Perché, essendo la vita un passaggio alla dimensione dell'aldilà, anche lo Stato deve favorire e non ostacolare il cammino che porta le persone poi alla vita nell'aldilà. E questo, in linea teorica, deve essere presente nei documenti, secondo i tradizionalisti. Per un prete, per uno che predica l'aldilà, non può mettere nero su bianco che lo Stato può essere laico, normalmente, cioè indifferente al destino eterno dei cittadini. Altrimenti non fai il prete, fai il politico, o fai il filosofo, o fai altro. Eh? 19 novembre, 2 giorni dopo, si vota lo schema sulla libertà religiosa. 249 voti contro e 1854 a favore. Monsignor Di Meglio, specialista in diritto internazionale, ritiene che tanti voti negativi, questi, che sono i tradizionalisti, per uno schema sprovvisto di valore dogmatico, quindi è pastorale, orientativa, costituiscono un fattore di grande importanza per lo studio futuro di questa dichiarazione. Cioè, le cose non possono rimanere così. Anche se venisse approvato, però è soggetto a qualche ulteriore aggiornamento o revisione. Perché in pratica tutto questo discorso è un modo molto elegante per dire che è stato forzato dalla cosiddetta larga maggioranza super progressista di Walter Kasper. Cosa accade alla fine? 7 dicembre, quasi 3 settimane dopo. Voto definitivo per l'adozione dello schema sulla libertà religiosa. 2308 voti a favore, 70
contro. Cosa è successo? L'appoggio ufficiale di Paolo VI al documento spiega come alla fine 179 padri dei 249 meno 179 sono rimasti 70. Come alla fine 179 padri contrari abbiano votato a favore. Cosa è successo? È entrato in campo Paolo VI, è il penultimo giorno del concilio e 179 vescovi tradizionalisti, ossia già tendenti di per sé a obbedire all'autorità, hanno obbedito all'autorità. Sì, non c'è molta religione, non c'è per niente Spirito Santo, non c'è ricerca della verità, c'è soltanto stringiamo, concludiamo quello che è. Per l'uomo comune le cose con questo sono peggiorate, perché ha avallato il relativismo religioso, l'indifferentismo religioso. Poi dopo Casper si lamenta che si è indifferenti a Dio. E sempre in quella lettera Casper si lamentava, a 50 anni dal concilio, dei problemi spirituali dell'uomo comune nel 2013. Già il concilio ha annoverato l'ateismo nelle sue varie modulazioni tra le questioni serie di quest'epoca. Tale situazione da allora si è acuita in modo drammatico. Il problema di oggi è che Dio, per molti, non è più un problema. Ovvero, sembra che non sia più un problema e che la sua esistenza non interessi più. Il problema è l'indifferenza. E ancora in quella lettera, Casper si lamentava della carenza pastorale del clero, senza però mai sollevare il dubbio su una eventuale responsabilità del concilio stesso. In tale situazione non possiamo preoccuparci soltanto degli effetti sociali, culturali e politici della fede. E probabilmente con ciò si riferisce al Concilio Vaticano II e anche a Giovanni Paolo II. Considerando la fede in Dio come premessa ovvia, non basta neanche avere cura soltanto delle questioni di riforma interne alla nostra Chiesa. Quando a Paolo VI interessa un argomento, poi si fa sentire pesantemente. E indagatore, qua c'è il prossimo video.